Buonasera a tutti, cari amici. Adesso so che mi conoscete, amo parlare di misteri. Questa volta vi vorrei parlare dei grandi mostri marini. Da quando è vecchio il mondo che si parla che negli abissi marini ci sono giganti come calamari enormi, il calamaro vampiro, il famosissimo Kraken, conosciuto come piovra gigante. Questi animali esistono davvero, ma non sono così pericolosi come descrivono i romanzi di avventura. Anche nella Bibbia c'è scritto che Dio nel quinto giorno creò i mari, creò, lo popolò di pesci. C'è scritto che Dio creò i grandi mostri marini e li benedisse. Adesso è proprio di mostri marini che vi voglio parlare. Nella zona d'Ale degli oceani esistono pesci o anche meduse che hanno un dono, il dono della bioluminescenza, quello di illuminare nel buio. Una cosa che mi ha rimasto sconcertato è il famoso blob degli abissi. Esso è una sostanza gelatinosa che nuota nelle profondità oceaniche e da molti è visto come una placenta di balena. Sappiamo tutti che le balene sono dei mammiferi, quindi partoriscono e allattano i figli. Per altri invece era una colonia di minuscoli animali e per altri uno strano essere marino conosciuto da poco. Nei mari del Giappone è stato avvistato anche là un mostro molto particolare, il Ninger. Esso è un animale per metà umano e per metà balena, molto grosso, enorme, come lo sono tutti la maggior parte dei mostri marini. Ed è stato avvistato proprio in quei mari. Si dice che il Ninger sia stato avvistato realmente e chi dice che è solo un cambiamento a Photoshop per quelle foto che sono state viste, ma può essere anche una forma di vita aliena che vive però negli abissi marini. Con altri mostri marini ci conosciamo Scilla e Cariddi, sconfitte poi da Ulisse, le sirene, che molto spesso anche in una favola in Danimarca si parla tanto della sirenetta, la sirena di Copenaghen. Sirene metà donne e metà pesci che catturavano gli uomini facendoli annegare in mare e che hanno poi una vita tutta loro, un loro governo, così come noi Atlantide, solo che di Atlantide ne parlerò in un altro video. Sul Ninger non è che sappiamo poi tanto, sappiamo soltanto che ama le acque glaciali ed è molto grande e che somiglia quasi a una persona enorme con la coda di un capodoglio. Forse anche quello che diceva nella Bibbia il Leviatano, il grande serpente marino che poi è stato ribattezzato Moby Dick e cambiò forma come una balena bianca, un grosso capodoglio lunghissimo, perché il Leviatano in ebraico significa proprio balena. E con questo è tutto, un abbraccio dal Gran Mitico.